Aldo, eppure io penso una cosa, no? Essendo un po' più giovane di te, eppure tu mi chiedi sempre consigli. Mi chiedi consigli per una villeggiatura, mi chiedi consigli se ti accattare una macchina, se ti cagnare una casa. Vuol dire che hai una certa stima di me, no? Io sono contento. Però stamattina, sinceramente, mi dà l'impressione di uno che vuole chiedere qualche cosa, però si mette scorno, fa pari o sparo, un po' zerice e non un po' zerice. Sì, ma amici, siamo intimi, ci siamo fatti tante confidenze. Dimmi, che puoi sapere? Chi ti voleva chiedere una cosa? Dimmi. Io so che tu sei un femminaiolo, un casanova. Ma sono sempre piaciuto assai il femmina. Lo so, lo so. Cagna e scagna, una continuazione. Insomma. Lo vediamo un po' tutti. Però tu una volta mi hai confidato pure un segreto. Quale? Mi hai detto che usi il Viagra, è vero o no? Ma guarda tu, frate, questo non è un segreto, perché io poi dico una cosa. Caro, ho più 40 anni, uno non ci vede, buono, si mette lento e non si mette scuro. Se sa chi non ci sente, si mette l'apparecchietto e non si mette scuro. Scusate, ma perché se no mi è arrivato a 50 anni non ce la fa proprio al 100%, sa da mettere scuro e si piglia il suo pinnolo? Io ringraziando a Dio, tu credimi, quando ti stimo, io ce la faccio proprio bene, 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 però psicologicamente, che la mensa compressa in corpo, mi sento più tranquillo e ho una prestazione migliore. Ehi, tu volevo chiedere una cortesia. Dimmi. No, mezza compressa. Mi puoi dare un quarto di compressa? Allora si è fesso, vedi? Se me ne pigli mezza, tu perlomeno te ne pigli tre. Tu te ne vuoi pigliare un quarto. Non è poco. Eh no, ma a me mi serve giusto per non fare la pipinga o pisca.